Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Finalmente ho finito di costruire il panettone e oggi lo proveremo. Non ho nemmeno idea di quante palate, di quante carriolate di terra ho dovuto mettere per fare questo panettone. Però il risultato mi piace un sacco, secondo me è venuto molto bene. E l'ho già finito ieri in realtà, oggi l'ho soltanto battuto ancora. L'ultimo strato che ho messo è uno strato di terra molto fine, che l'ha fatto diventare molto molto duro. Infatti, quasi come quelli di Matt Jones. Ora vi lascio qualche timelapse della costruzione, così potete vedere in che modo l'ho costruito. Anche questo l'ho fatto a strati, il primo strato era di pietre, poi terra non tanto setacciata e infine uno strato di terra molto molto setacciata. Quindi vai con il timelapse e dopo facciamo due giri prima che il sole tramonti. Per fare il nuovo panettone si arriva dal mio pump track, si esce da quella curva a sinistra lì e si passa sopra questa nuova future che però non è ancora finita, quindi ho messo questo tappeto e poi si entra in questa curva a sinistra qua, tutta nuova, una gobba ed ecco il panettone laggiù in fondo. Secondo me si ha abbastanza velocità per chiuderlo e per fare anche qualche transfert sull'atterraggio da dirt. Oppure si può anche prendere il panettone o comunque la linea nuova tra i salti da dirt e il muro partendo da questa discesa qua. E si avrà una bella velocità, quindi bisognerà frenare, suppongo. Ok, proviamolo. Wow! Il panettone piano piano funziona. Si arriva ancora un po' lenti dalla parte nuova che sto costruendo, però aggiustando un po' la curva prima e quella parte lì, secondo me diventerà molto divertente. Poi qui ci sarà tutta una parte nuova.
Piano piano il panettone, la linea esterna funziona. Non vedo l'ora che tutto sia finito per farla girare veramente bene. E la prima curva è un po' distrutta, penso che sarà il prossimo lavoro che farò dopo che ho finito la parte in uscita. E niente, sono troppo emozionato, non vedo l'ora, perché la terra è venuta benissimo, questo era il mio grande dubbio, e invece ha tenuto molto bene, è diventata molto dura e penso sia perfetta. E niente, adesso provo a partire da su, dalla partenza del salto da dirt, e provo a farne uno dritto e poi provo a fare un bel transfert nell'atterraggio da dirt. Yo! Wow, quanto tempo che non parto di qua, che non faccio una session di dirt. Saranno almeno un paio d'anni. Sempre bello qua sopra da questa rincorsa. Che figata. Yo, funziona anche questa. Molto bene, come avete visto la nuova struttura, la nuova future del pump track funziona bene, non vedo l'ora, come ho detto, che la nuova linea sia finita per fare il giro completo e averla al 100%. C'è ancora tanto da lavorare, c'è da finire il collegamento con il pump track, c'è da finire la nuova linea con una nuova future che non vi ho ancora raccontato e c'è da sistemare ancora la prima parte della curva sinistra perché è distrutta in questo momento, però per oggi è tutto, mi raccomando stay safe e ci vediamo al prossimo video dove vi farò vedere la costruzione del nuovo panettone in uscita dal pump track. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video condividetelo con chi volete e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.